questa sera assisteremo alle evoluzioni di questa spettacolosa famiglia messicana. Vi ricordo, è composta da Juan, Miguel, Felipe e Rosa, la giovane moglie di Miguel. Siamo sicuri che eseguiranno degli esercizi difficili, ma come sempre con uno stile limpido ed elegantissimo. La giuria è avvertita. The Flying Vasquez. Apre con un triplo salto mortale. Pensate che per molti anni il record fu appunto quello del triplo salto mortale messo in programma tutte le sere dal trio Codonas, unico ad eseguire intorno agli anni 20-30. Oggi il triplo salto mortale conclude la maggior parte delle esibizioni dei gruppi volanti e loro hanno iniziato così. Rosa, la moglie di Miguel, ha fatto il doppio salto mortale, ecco, adesso è ritornata indietro ed è una delle poche donne in grado di riuscire a fare questo esercizio. Chers amis, en début de numéro, les Vasquez vous ont présenté un triple saut périlleux. Pour la première fois en Europe, Miguel vous présente maintenant un triple saut périlleux avec pirouette. Miguel Vasquez. Sergio, il presentatore ufficiale della manifestazione, ci ha avvertito che adesso Miguel, per la prima volta in Europa, proverà un triplo salto mortale con piroetta. Vedete che Miguel ha alzato la banchetta proprio perché in questo modo avrà più slancio e più velocità per riuscire ad eseguire il triplo salto mortale. E ce l'ha fatta anche questa volta, ma indubbiamente Miguel è la star del gruppo. È lui il grande. Sentite il pubblico sotto il tendone qui a Monte Carlo che ha cominciato ad applaudire in questo modo tipico, in questo modo ritmico, che è rarissimo perché lo fanno per i numeri riusciti, per i numeri più belli, ma sempre alla fine, mai a metà, soltanto con i basket succede. Prima avete visto che la banchetta di partenza è stata posizionata molto alta, questo per ottenere una maggior spinta e, come vi ho detto, una maggiore velocità di esecuzione, perché gli esercizi al trapezio vanno studiati sulla carta come fossero un problema di trigonometria. Infatti l'agile e il porteur debbono determinare attentamente la lunghezza delle corde, l'altezza della banchetta di partenza, il grado di oscillazione, la distanza è cosa fondamentale, l'angolo di impatto, in quanto Juan, il porteur, dovrà afferrare Miguel per i polsi e non per le mani, tant'è che vedete che tutti i trapezisti del mondo hanno sempre i polsi fasciati. Tenete presente che Miguel arriverà al punto d'incontro con il fratello ad una velocità di ben 90 km all'ora. E adesso Ramona, stai zitta perché questo è il momento più importante. Miguel tenta il quadruplo salto mortale. Non mi stancherò mai di dirlo, è una cosa eccezionale, è una cosa unica al mondo.
Miguel non è riuscito in questa impresa così difficile, quella del quadruplo salto mortale. Io sono preoccupata perché 2 settimane fa, durante la nostra prima puntata, i Fly in Spagna avevano tentato anche loro il quadruplo salto mortale, non ci riuscirono e non l'hanno più ritentato, perché è faticosissimo per questi atleti rifare un'impresa del genere. Però questa è la finale, secondo me Miguel dovrebbe assolutamente ritentare. Vediamo un attimo. Sì, ce la fa, ci riprova. Molto bene, molto bene. Tutto il pubblico qui è con Miguel Vázquez. Mi sembra un po' sconsolato, Miguel, non so perché, ma non mi sembra un granché convinto. Però lo deve fare, forse è stanco, forse è difficile, ma deve assolutamente riprovare. C'è in ballo il titolo. È un'impresa storica soprattutto, non tanto per noi che siamo qua, ma per i fan del trapezio, che aspettano da anni di vedere un avvenimento così eccezionale. Vi assicuro che qui c'è un tifo da stadio. Bravo Miguel! Io non so che cosa potranno fare ancora, perché dopo il quadruplo salto mortale secondo me conviene lasciar perdere, non rischiare e chiudere il numero. Sono loro la rivelazione di questo festival, soprattutto perché hanno emozionato e commosso tutti gli spettatori. Vi ricordavo prima, soprattutto hanno commosso i fan del trapezio, che da anni, vi giuro da anni, sono in attesa di vedere eseguire il quadruplo salto mortale, che Miguel Vázquez, dopo un primo lancio, diciamo, non riuscito, ha girato, così si dice nel linguaggio del circo, anche questa sera. Bravissimi! Felipe, Juan, Miguel e Rosa Vázquez, questa famiglia messicana ci ha regalato questa sera una grande emozione. E come diceva Barney, il circo è veramente il più grande spettacolo del mondo. In Messico!